Ciao! Oggi volevo parlare di un argomento che non ha niente a che fare direttamente col basso elettrico, ma sicuramente in ambiente musicale ogni tanto viene fuori, ed è il concetto di plagio. Quando è che avviene il plagio di un brano musicale? Quali sono, diciamo, le caratteristiche che determinano il plagio? Ora, solitamente uno dei momenti in cui in Italia parte il tormentone del plagio è il Festival di Sanremo, quando vengono presentate appunto le nuove canzoni, si ascoltano e si inizia ad andare da parte di alcuni a far la caccia alle somiglianze con qualche altro brano già esistente, per poi iniziare a invocare plagi a destra e a manca. Ora, la determinazione del plagio in realtà è una cosa piuttosto complessa, e se parliamo soprattutto di musica leggera, diciamo che i casi in cui viene accertato il plagio sono relativamente veramente pochi. In questo video volevo cercare di provare a spiegare un po' quali sono le caratteristiche che guidano poi la giurisprudenza a determinare quando si verifica il plagio. Partiamo innanzitutto dal concetto di fondo che non c'è una regola matematica, quindi il plagio è un qualche cosa che non si può determinare matematicamente con una regola che dice un tot di note uguali piuttosto che un tot di battute uguali, eccetera. Quindi ci manca già un primo appiglio, se vogliamo, che avere una regola di riferimento. Perché non c'è una regola di riferimento? Perché questa regola di riferimento rischierebbe di diventare poi troppo limitante per quello che riguarda la creatività e l'originalità nella creazione musicale. Tanto più se parliamo di musica leggera, dove inevitabilmente un autore si porta dietro comunque il suo background musicale fatto da tutto quello che ha ascoltato, e molto spesso può capitare che ci siano, in modo più o meno involontario, anche delle similitudini con qualcosa che si è ascoltato nella propria vita ed è in qualche modo diventato un po' un proprio patrimonio che ha influenzato il proprio modo, per esempio, di creare una composizione. Ora, la musica leggera poi in particolare ha anche una struttura, diciamo, del brano piuttosto semplice. Solitamente si parla di strofa, ritornello, magari di un bridge, e quindi queste cose sono strutture elementari molto semplici che poi hanno una loro ripetitività all'interno del brano. Imbrigliare questa cosa in regole matematiche rischierebbe di far sì che tutto o quasi tutto scopriamo che poi assomiglia a qualcos'altro che già è esistito, soprattutto, come dicevo, se parliamo appunto di musica leggera, di musica di derivazione popolare, eccetera. Sicuramente non può essere una sequenza molto limitata di note o una sequenza estremamente limitata di misure musicali, ad esempio. Non è che basterà una misura uguale o due misure uguali comunque per determinare il plagio in un brano, proprio perché, come dicevamo, ci può essere un background dietro per cui queste cose nella musica leggera possono capitare spessissimo. Proprio per questa ragione, diciamo, nella musica leggera, nella canzonetta, si fa un'analisi molto approfondita per cercare di determinare se effettivamente esistono i requisiti per il plagio. Ora, ci possiamo anche giustamente chiedere, ma che ne sa un giudice, voglio dire, di queste cose? Infatti, per quanto il giudice poi emetta la sentenza in una causa per plagio, la determinazione del plagio viene fatta da dei periti che ovviamente sono in qualche modo esperti di musica, esperti dell'argomento, e sulla base di questo arrivano a decidere se si può trattare o meno di plagio. Quali caratteristiche vengono considerate? Beh, sicuramente viene considerata, nel caso appunto della musica leggera, soprattutto la melodia, ma anche viene valutato comunque il contesto in cui questa melodia viene inserita, quindi l'arrangiamento e anche ovviamente l'armonia che supporta questa melodia, perché possiamo facilmente capire che la stessa melodia trasportata su una base armonica decisamente differente sembrerà una cosa decisamente diversa, e anche all'orecchio dell'ascoltatore non verrà in mente una similitudine immediata tra le due composizioni. Ora, perché ci sia il plagio, fondamentalmente la giurisprudenza dice che l'ascoltatore dovrebbe comunque percepire una similitudine abbastanza
evidente. Questo come indicazione ovviamente di massima. Quindi se già questa non c'è, diventa più difficile parlare di plagio. L'altra caratteristica importante ai fini del plagio, anche dal punto di vista della giurisprudenza, è che la composizione deve comunque avere dei caratteri di creatività e originalità. Ora, se noi in realtà abbiamo fatto una composizione che tutto sommato non è così particolarmente originale e creativa, perché abbiamo fatto qualche cosa che già un po' somiglia a tante altre cose che esistono, pur con qualche variante, nessuno ci vieterà di depositarla dal punto di vista del diritto d'autore. Però se poi vogliamo legalmente farci tutelare da un eventuale plagio su questo, diventerà molto più difficile riuscire a ottenere un riscontro a nostro favore, perché il brano magari non ha proprio quelle caratteristiche, come dicevamo, di originalità, creatività, ma alla fine è già un qualcosa che attinge a tante altre cose che già esistevano nel tipo di, diciamo, di ambiente musicale a cui noi abbiamo attinto, che quindi fa decadere in qualche modo un po' il concetto di originalità. Difficilmente un giudice in questo caso ci darà ragione. Per cui il brano potrà sicuramente, come dicevamo, essere depositato come una nostra opera, ma alla fine, se la nostra opera è un qualche cosa che in fondo somiglia già ad altre cose precedenti, che a loro volta attingevano ad altre cose precedenti della tradizione popolare, magari, eccetera, questo diventa veramente difficile poi che porti, in caso di una causa di plagio, a qualcosa a nostro vantaggio, proprio perché una delle cose che bisogna cercare di determinare è che ci sia una creatività e un'originalità, diciamo, in quello che è l'opera di ingegno che noi stiamo andando a tutelare. Quindi, come dicevamo, nel caso della musica leggera si cerca di guardare prima di tutto la linea melodica, e in particolare si tende a riferirsi soprattutto alla linea melodica del ritornello, che viene considerata un po' la parte, chiamiamola, clou del brano, quella più identificativa. Come dicevamo, si va a cercare di capire questa somiglianza che ci può essere con un'altra linea simile in un altro brano, se effettivamente questo tipo di somiglianza è tale da far sì che si possa parlare di plagio, cioè del fatto che io ho copiato qualcosa che aveva fatto un altro. Ora, per valutare questa cosa, i periti, come dicevamo, non si basano tanto su una sequenza matematica predefinita, ma in una valutazione più generale della somiglianza, che tiene conto non soltanto della pura linea melodica, come dicevo, ma anche del contesto armonico in cui il brano si trova, per capire se alla fine la similitudine è effettivamente tale da far pensare che ci possa essere stato un brano copiato da un altro. Esiste anche la possibilità del cosiddetto plagio inconsapevole, cioè di qualcuno che ha creato un brano che assomiglia a un altro pur senza aver mai ascoltato l'altro brano direttamente. Questo può capitare proprio perché magari i due brani non hanno un guizzo di originalità così incredibile, oppure semplicemente perché magari il brano è stato ascoltato ma in un momento in cui non si è dato particolare attenzione al brano, ma in qualche modo è stato interiorizzato qualcosa e poi è venuto fuori, magari anche a distanza di anni, all'interno di una propria composizione. Ora, il plagio inconsapevole non è che non sia definito plagio, è plagio a tutti gli effetti, un giudice può stabilire che esiste il plagio, semplicemente se è inconsapevole, diciamo che il titolare dei diritti sarà l'autore del primo brano, non ci sarà colpa per chi ha commesso il plagio inconsapevole, diciamo così, ma non potrà ovviamente sfruttare nessun tipo di diritto, perché i diritti andranno a chi ha depositato per primo il brano e questo può dimostrarlo. Ora, ovviamente, in tutta questa vicenda capite che diventa importante anche poter dimostrare di essere per primi gli autori del brano rispetto ad un altro. È proprio per questo che esiste il concetto del depositare nelle società di diritto d'autore il brano, ma potrebbe anche essere fatto con forme diverse. Ad esempio, io registro il mio brano su un CD, una volta si faceva sulla cassetta, quando c'era la cassetta, me lo autospedisco con una raccomandata. Ovviamente ricevo la raccomandata, questa viene tracciata dal punto di vista della posta, la busta resterà chiusa, sigillata, e la data ovviamente determina il fatto che io in quel momento
ero già autore di quel brano perché c'è una data della busta che contiene la composizione che attesta quello. Questo è un modo molto semplice, diciamo, se non voglio essere registrato in nessuna società del diritto d'autore, per poter attribuire la paternità di quel brano. Ovviamente se vado in causa con qualcuno per la paternità e lui dimostra di aver registrato il brano prima, automaticamente sono io che passo dalla parte, diciamo, del torto di quello che ha copiato, a meno del caso famoso, come dicevamo, del plagio inconsapevole. Ora, in questa situazione, come potete capire, è molto difficile riuscire comunque, soprattutto in ambito della musica leggera, a avere dei casi palesi di plagio, perché molto spesso noi parliamo di plagio, come avviene anche nei casi di Sanremo, quando si tratta di semplici somiglianze che nella musica leggera ci sono in quantità imbarazzanti, voglio dire. Quindi gran parte della musica leggera di fatto ha dei pattern, delle strutture, eccetera, che sono alla fine molto simili, e quindi cadere in una parte del proprio brano su delle cose che assomigliano a delle altre è una cosa assolutamente frequente, non è una cosa così rara che avvenga. E se a fronte di tutte queste cose si tentasse di fare cause per plagio, oltre a intasare, voglio dire, i giudici che si occupano di queste cose, rischieremo di trovarci quasi sempre delle cause dove poi il plagio viene respinto, fondamentalmente anche per il semplice criterio di mancanza di creatività e originalità a cui si facevo riferimento prima. I casi di plagio esistono, come dicevamo, sono rari. Per poter essere determinati, sono, diciamo, analizzati da questi periti, consulenti tecnici dei tribunali, proprio per riuscire ad arrivare a determinare effettivamente se il plagio c'è stato. Ad esempio, parlando dell'Italia, uno dei casi forse più famosi, che è anche durato parecchio, è stato la causa per plagio che aveva fatto Albano Carrisi a Michael Jackson, che ha visto un po' una battaglia di perizie, e alla fine la causa è stata vinta in questo caso da Albano, perché comunque si è determinato dall'ascolto dei brani e dallo studio poi tecnico, diciamo, dei brani, che c'era una corrispondenza estremamente elevata di, se non ricordo male, su una sequenza, diciamo, di note, si parlava di 37 note uguali su 40, dove poi, quando vuol dire uguali, non è soltanto, diciamo, l'uguaglianza, come dicevamo, del nome delle note, ma anche della cadenza delle note, del ritmo che hanno queste note, della durata, eccetera, che quindi poi alla fine danno la sensazione di similitudine. Questo era un caso di plagio, diciamo, accertato anche dalla magistratura. Quasi sempre, come dicevo, nella maggioranza dei casi in cui invece nei vari chiacchiericci da web, piuttosto che quando escono le canzoni di Sanremo, eccetera, si parla di plagi, non si tratta mai di plagi dal punto di vista quantomeno, diciamo, legale. Si può parlare di somiglianze, come dicevo, ma somiglianze nella musica leggera ce ne sono tantissime, e ci si può mettere il cuore in pace, perché il tipo di musica stessa, che deriva comunque da una musica popolare, eccetera, anche, chiamiamola pure, tra virgolette, senza nulla negativo, ma di facile ascolto, eccetera, basa proprio anche questa facilità d'ascolto sul fatto che richiama inevitabilmente delle strutture armoniche, delle strutture melodiche, che sono già un po' conosciute all'orecchio dell'ascoltatore, e proprio per questo sono quindi più facili da percepire in modo anche piacevole. Questa stessa caratteristica fa sì che diventa estremamente difficile, appunto, parlare di plagio. Bene, spero che questa piccola chiacchierata possa aver dato qualche spunto di riflessione sul tema del plagio, e quindi magari prima di parlare di plagio, quando ascoltiamo qualcosa, rendiamoci conto che molto spesso potrebbe trattarsi di semplici somiglianze che fanno parte della normale vita, tra virgolette, della costruzione di una canzonetta, di una canzone di musica leggera. Ciao!